Imprese, mercati, tecnologie, innovazione, tutto questo è War Room Business. Bentornati a War Room Business. Nell'emergenza che il Paese sta vivendo, un distretto industriale è davvero in prima linea ed è quello del biomedicale di Mirandola, in Modenese. Fondato nel 1962 da Mario Veronesi nel garage di casa sua, è un distretto che decennio dopo decennio ha saputo investire e internazionalizzarsi, riuscendo anche a reagire al terribile sisma che lo ha colpito nel maggio del 2012. A rappresentare il distretto biomedicale di Mirandola è qui con noi Giuliana Gavioli, Senior Vice President Ricerca, Sviluppo e Innovazione della divisione B. Brown Vitum e Presidente della filiera Salute di Confindustria e Media Centro. Benvenuta. Buongiorno, grazie. E Mirandola è il primo distretto biomedicale in Italia, è sicuramente leader in Europa e nel mondo. Di quante aziende è composto e quali sono poi i settori di produzione interessati? Dunque, il distretto biomedicale di Mirandola in realtà è il primo distretto del nostro settore, di questo settore italiano. Abbiamo circa 5.500 impiegati in questo distretto, che è collocato nell'area nord della provincia di Modena e viene chiamato appunto di Mirandola perché Mirandola effettivamente è, diciamo, è una città, Mirandola, e viene... L'abbiamo conosciuta purtroppo come dicevo prima, per il sisma. Per il sisma, infatti è nota per quello. Diciamo circa 5.500 impiegati, abbiamo circa 100 companies nel nostro territorio, quindi in tutta l'area, dislocati nell'area nord, di cui 7 sono multinazionali e 35 di media dimensione, PMI di media dimensione, e le rimanenti sono costituite da una rete di supplier di piccole dimensioni. Quali sono i settori del biomedicale presenti appunto nel distretto? Ecco, nel nostro distretto, prima di tutto, la nostra specializzazione è quella di sviluppare e produrre, e quindi anche commercializzare e distribuire, prodotti ad uso singolo, quindi circa per il 70%, e anche il rimanente 30% per apparecchiature sempre medicali. Quindi nel nostro gergo vengono chiamati disposable, di solito medical device disposable, oppure medical device attivi, sono quelli forniti di fonte di energia come le macchine. Per quanto riguarda le aree terapeutiche, sin dall'inizio, diciamo, della costituzione di questo distretto da parte del dottor Veronesi, si è iniziato a lavorare con la dialisi cronica. E quindi la dialisi cronica e la dialisi acuta, che è poi la dialisi che si utilizza nelle terapie intensive, è sicuramente un'area terapeutica fortemente rappresentata nel nostro territorio, ma accompagnata da altre circolazioni extracorporee come la feresi e altri trattamenti come la cardiochirurgia, particolarmente importante nel nostro settore, la trasfusione, la rianimazione, la nutrizione sia parenterale che enterale, e ultimamente si è aggiunto alle nostre aree terapeutiche alcuni prodotti per ortopedia, nonché un'azienda che si occupa in particolare che è una cell factory, quindi si occupa quindi di terapie avanzate. Il distretto di Mirandola è in prima linea nell'emergenza nazionale che stiamo vivendo, e da voi sono arrivate anche le prime risposte poi alla pandemia. Eravate preparati? Eravamo preparati, sì. Eravamo preparati perché nel nostro distretto, essenzialmente per il trattamento dei pazienti acuti, con crisi respiratorie, quelli che appunto sono purtroppo la maggior parte dei sintomi, quindi caratterizzati dai pazienti Covid-19,
abbiamo nel nostro distretto aziende che si occupano di prodotti sia di interventistica non invasiva, come i caschi, le mascherine respiratorie che abbiamo sentito parlare, quindi non invasivi, magari dopo spieghiamo un attimo cosa significa, certo, ma anche sistemi di tipo invasivo, quindi più invasivi rispetto ai caschi di cui abbiamo parlato prima. In pratica si tratta di i caschi, credo li abbiano visti tutti alla televisione, sono caschi respiratori che aiutano il paziente nella fase acuta, immediatamente all'ingresso dell'ospedale, poiché gli alveoli polmonari non riescono più a fare gli scambi, ad effettuare gli scambi e quindi a ricevere ossigeno per il sangue, ad ossigenare il sangue. Diciamo che questo si è manifestato in una larga percentuale dei pazienti che quindi hanno avuto una sindrome respiratoria acuta, che sono stati trattati anche negli ospedali dove non esiste la terapia intensiva, quindi direttamente nei reparti Covid. Esiste poi purtroppo un 10% di questi pazienti che non possono più utilizzare diciamo questi sistemi, la crisi è molto maggiore e devono quindi andare in terapia intensiva. Abbiamo sentito moltissimi pazienti intubati. In alternativa all'intubazione, immediatamente dopo diciamo la prima fase di diciamo di ossigenazione, i pazienti sono anche stati trattati con dei sistemi di terapia extracorporea, che quindi i famosi sistemi di cui ho parlato prima, di dialisi, chiamiamoci dialisi per pazienti acuti, quindi sono dialisi che hanno una sindrome respiratoria acuta e che quindi possono essere magari non intubati ma trattati direttamente con questi sistemi, dotati a loro volta di ossigenatori che permettono l'ossigenazione del sangue del paziente in extracorporea, evitando quindi l'intubazione. Quindi diciamo noi nel nostro distretto eravamo pronti ad affrontare, naturalmente non sono gli unici diciamo dispositivi che servivano in questi pazienti nelle terapie intensive, perché come potete immaginare il paziente in terapia intensiva ha poi bisogno di tutta una serie di dispositivi o di supporti, come sono per esempio, non so, le trasfusioni del sangue, e quindi noi abbiamo un'azienda in effetti che si un'azienda che essenzialmente si occupa di trasfusione, oppure nutrizione parenterale o denterale, quindi nutrizione artificiale per tutti quei pazienti che ovviamente non si riescono a nutrire da soli, nonché altri supporti. Quindi il nostro distretto è stato largamente impegnato nella pandemia dall'inizio e direi abbiamo iniziato ad aumentare la produzione ancora diciamo precedendo un pochino la fase del marzo dell'anno scorso, perché dalla Cina già in gennaio ci hanno chiesto dei prodotti, quindi diciamo le aziende locali si sono non inventate nuovi prodotti, ma hanno aumentato enormemente la produzione, moltiplicando per esempio i turni, e quindi noi ancora per esempio lavoriamo 7 giorni su 7 con 3 turni. Ecco, infatti questo volevo chiederle, se a un anno dalla pandemia cosa è cambiato per voi? Allora, guardi, per noi e per anche le altre del distretto, perché comunque chi più chi meno, diciamo, certo, non quelle, diciamo, le aziende che si occupano particolarmente di chirurgia, come sapete, la chirurgia è stata, diciamo, assolutamente non, diciamo, urgente, è stata messa un po' da parte per favorire il trattamento dei pazienti Covid. Per quanto riguarda le aziende, quindi hanno aumentato la loro produttività da un 20%, 30% fino al 100% alcune. E quindi aumentando anche il numero dei dipendenti, ma aumentando la produttività delle attrezzature che noi avevamo. E diciamo nello stesso tempo
mettendo in azienda tutte le misure per evitare che i nostri dipendenti si ammalassero, perché questo era l'altro aspetto fondamentale, cioè noi dovevamo andare avanti, anzi crescere. Quindi diciamo nel momento in cui abbiamo riorganizzato i nostri processi produttivi, abbiamo aumentato ovviamente i turni, ma segregati per esempio un turno dall'altro perché non si incontrassero, perché non si potessero, diciamo, contaminare o infettare a vicenda, mettendo in pratica tutte quelle attività che consentivano prima di tutto a disinfettare al massimo i luoghi di lavoro, mettendo in smart working ovviamente tutte le persone che potevano non essere direttamente coinvolte. Quindi cos'è cambiato? In questo momento, da febbraio direi dell'anno scorso ad oggi, non è cambiato proprio niente, noi stiamo andando avanti ancora così. Lei lavora presso la B. Brown a Vitum. Dal terremoto ad oggi l'azienda ha investito 40 milioni per la ricostruzione, l'ampliamento e la modernizzazione dei reparti produttivi. Cosa producete? Dunque, noi produciamo essenzialmente due tipologie di prodotti. Abbiamo un'alta specializzazione nel produrre kit complessi che vengono poi utilizzati su queste attrezzature, queste macchine che vengono diciamo utilizzate o nella dialisi classica, quindi nei centri dialisi, oppure diciamo nelle terapie intensive, oppure nei centri trasfusionali, perché abbiamo anche sistemi per la rimozione selettiva, per esempio, dell'LDL colesterolo dal sangue. Quindi la nostra specializzazione è quella di costruire questi kit complessi che sono formati da linee, tubatismi, componentistiche particolari e filtri, fino anche a 4 filtri all'interno di un sistema, e quindi li sviluppiamo, li produciamo, li sterilizziamo in loco e poi ovviamente li distribuiamo attraverso la nostra casa madre. Abbiamo poi un'altra linea di prodotti che è quella dei contenitori essenzialmente per farmaci o per soluzioni nutrizionali, contenitori che apparentemente, detta così, sembra abbastanza semplice, ma in realtà sono contenitori particolarmente complessi che associano diversi tipi di materiali per realizzare contenitori che proteggono il contenuto, che dispensano il contenuto in modo, diciamo, controllato, quindi sono abbastanza complessi, ecco. E la nostra specializzazione su questo ultimo tipo di prodotto, che è essenzialmente dedicato al mercato degli Stati Uniti, è anche accompagnata ad una automazione molto spinta, quindi produzione e controllo avvengono in automatico. Perché le produzioni sono ovviamente di grandi numeri e in questo modo possiamo produrre prodotti con una qualità costante, perché ovviamente attraverso questi processi una qualità costante di numero molto elevato. Quindi essenzialmente abbiamo questi due tipi di prodotti, accompagnati poi dagli accessi vascolari, che è una linea di prodotti che abbiamo ultimamente, in quest'ultimo periodo dopo il terremoto, inserito nella nostra linea produttiva. Lei prima faceva riferimento alle richieste provenienti dalla Cina nel periodo appunto pandemico. Quanto ha contato l'estero? Cioè, quanto l'estero si è rivolto al distretto di Mirandola? Allora, prima di tutto dobbiamo considerare che il distretto esporta il 65% della produzione, quindi è anche prima della pandemia, quindi è sicuramente un distretto che si rivolge all'internazionalizzazione dei propri prodotti. Sicuramente il distretto ha avuto dall'estero, specialmente all'inizio dalla Cina, ma continua anche in questo momento, e dagli Stati Uniti, richieste maggiori ed aggiuntive. Credo però che sappia che già l'anno scorso
il nostro ministero ha impedito l'esportazione di alcuni prodotti salvavita che ovviamente servivano a noi, diciamo, ma questo l'hanno fatto essenzialmente tutti gli stati e diciamo c'è alla base di questo anche un grosso problema che è quello del reperimento delle materie prime. Cioè noi facciamo molta fatica dall'inizio della pandemia, ma anche adesso, ancora adesso, al reperimento delle materie prime, perché in Italia non siamo effettivamente produttori di materie prime, dobbiamo ricorrere noi stessi all'estero e quindi diciamo questa logica in qualche caso ci sta un po' compromettendo la nostra produttività. Però sull'estero sicuramente cioè abbiamo avuto sia nei confronti poi anche dell'Europa, ma nei confronti di questi due grandi paesi un aumento grande di richieste. Vorrei concludere con una curiosità. Ormai leggiamo sempre più spesso sui giornali, sulle riviste, della possibilità della stampa 3D e della nanotecnologia applicata all'ambito biomedicale. A cosa ci si riferisce esattamente? Si tratta di una sola classe di prodotti, di una molteplicità di oggetti che vengono generati con questi strumenti innovativi e nel vostro distretto ci si sta muovendo in questa direzione? Beh, questi argomenti mi sono molto cari perché non solo perché sono di grande interesse ovviamente alle imprese che guardano all'innovazione, ma mi sono cari particolarmente perché sono entrambi argomenti che a Mirandola diciamo focalizziamo in particolare specialmente sul Tecnopolo. Noi abbiamo avuto questa opportunità a Mirandola e dopo il terremoto la regione ha deciso di investire con fondi del Porfeser su un tecnopolo, quindi il nostro tecnopolo di Mirandola è un tecnopolo regionale che fa parte della rete alta tecnologia regionale. E questi due argomenti, cioè in particolare i nanomateriali e la stampa 3D, sono assolutamente argomenti importantissimi di cui ci occupiamo e di cui poi si occupano le aziende locali che hanno accesso, diciamo, al Tecnopolo attraverso in particolare bandi di ricerca. Ma lo stesso Tecnopolo ha usufruito e può continuare ad usufruire di finanziamenti particolari proprio per ricerca. All'inizio avevamo il primo 3D bioplotter in Italia, adesso credo ce ne siano tre, che viene utilizzato per motivi ovviamente di ricerca, ma su cui, per dirle in parole un po' povere, perché altrimenti, cioè, esatto. Dove vengono diciamo stampati assieme contemporaneamente diciamo il supporto e le cellule assieme. Quindi alla fine che cos'è il prodotto che viene fuori da questa stampa particolare 3D che appunto ha il nome davanti di bioplotter, bio perché utilizza cellule viventi ovviamente. Quindi che cos'ha? Alla fine si trova, produce un supporto cellulare e le cellule già all'interno di questo supporto. Quali sono le attività, gli esperimenti che il Tecnopolo ha fatto? Hanno già fatto diversi esperimenti per riprodurre la pelle, che noi sappiamo non è di uno strato solo. Quindi abbiamo, è già stato fatto questo, oppure la ricostruzione di parti di ossa, per esempio, che vengono utilizzate possono essere utilizzati per interventi chirurgici a volte devastanti, dove deve essere asportato una parte di osso o per esempio una parte della mandibola e quindi diciamo possono essere sostituiti perché le cellule a loro volta crescono, si differenziano all'interno di questa struttura, già all'interno del corpo. Quindi questo è diciamo quello che diciamo è tutta la parte di attività che si sta facendo sugli organi bioartificiali o tessuti bioartificiali,
perché questo è uno dei progetti importantissimi a livello europeo, per cui è già stato definito che nel 2040 avremo una larga parte di popolazione che potrà usufruire di tessuti artificiali, quindi bioartificiali, ma anche di organi. Infatti sugli organi si sta già lavorando. Certo. Più o meno, diciamo, questo è uno dei modi. E sempre a Tecnopolo abbiamo una strumentazione, diciamo, innovativa per la produzione di bioparticelle che possono essere utilizzate in modo diverso, diciamo, o come diciamo copertura di e modificazione quindi di materiali esistenti, conferendo quindi ai materiali esistenti delle caratteristiche completamente diverse da quelle che avevano in modo originale, anche caratteristiche di assorbimento di particolari proteine, oppure addirittura possono consentire formare quelli che sono i drug delivery system che esistono già e che rilasciano, per esempio, in modo controllato farmaci all'interno del corpo umano. Ecco, questi sono due argomenti che diciamo sono appunto come modo di ricerca, perché puoi immaginare avere all'interno, fare ricerca su questi due argomenti in particolare, non significa solo avere le attrezzature, significa avere i ricercatori universitari, certo, che lavorano su questo. E diciamo, quindi il Tecnopolo è un ambiente ideale, perché mette insieme i ricercatori dell'Università di Modena con delle attrezzature estremamente avanzate per poter andare avanti su questo aspetto. Io la ringrazio molto del tempo che ci ha dedicato e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e do appuntamento al prossimo War Room Business. Arrivederla, grazie ancora. Grazie a lei.